Buongiornissimo a tutti quanti. Allora, rieccomi ritornata con un nuovo video. Sono tornata con i video statici. Perdonatemi se magari sentirete un rumore di sottofondo, ma è il ventilatore che mi sono praticamente puntata addosso, che fa veramente caldissimo. E per evitare di sentire rumore ho dovuto chiudere le finestre, perché sennò veramente si sente tutto. Sono ritornata qui per farvi un video da voi tanto atteso. E ho deciso però di creare una sorta di playlist all'interno del canale in cui vi parlo fondamentalmente della partita IVA. Oggi voglio fare una sorta di introduzione, quali sono gli step per poter aprire la partita IVA, la mia scelta di vita, perché io penso appunto che aprire la partita IVA sia fondamentalmente una scelta di vita. Volevo appunto condividere con voi in maniera anche molto random, libera un po' le mie motivazioni. Come la maggior parte di voi ben sa, io mi sono laureata a novembre 2020 in piena pandemia, eravamo in zona rossa e a dicembre io avevo già iniziato a lavorare. Ho iniziato a lavorare come dipendente fino a più o meno metà marzo del 2021. Ho scelto appunto di lavorare in ospedale come dipendente fondamentalmente, perché volevo farmi la mia esperienza in ospedale, diciamo che anche i colloqui, le possibilità che io avevo tramite i colloqui erano fondamentalmente con un contratto da dipendente, e quindi ho accettato insomma questa modalità qui, ecco. Nonostante io avessi comunque in casa il mio fidanzato, che lui è sempre stato a partita IVA sin dal primo suo lavoro, ho sempre sentito parlare di partita IVA anche quando studiavo, anche se in generale l'università purtroppo non ti forma, cioè non ti spiega, ma non è una pecca dell'università, è purtroppo secondo me è proprio una questione di mentalità, che la partita IVA viene vista come una cosa molto lontana, partita IVA uguale, oh mio Dio, quante tasse devo pagare a fine anno. E quindi, vabbè, io in realtà venivo già da una buona scuola, perché avendo appunto il fidanzato che lavorava a partita IVA, sapevo a cosa andavo incontro, però io nonostante tutto ho scelto all'inizio una vita da dipendente. Come voi ben saprete, diciamo che tutti i vantaggi da dipendente ci sono, ovvero le malattie sono pagate, avete la possibilità, di usufruire della 104, la maternità è pagata, le malattie sono pagate, le ferie sono pagate, insomma, ci sono tante agevolazioni. Però ovviamente, come ci sono tante agevolazioni, per me ci sono anche tanti contro, ovvero stare dentro delle turnistiche che non decidete voi, quindi non siete voi che decidete quando lavorare, se solamente la mattina, se solamente il pomeriggio, se fare tutto il giorno. Per la maggior parte dei reparti c'è la clausola delle notti, c'è la clausola, si lavora anche di notte, non è una clausola, insomma. E magari non tutti fanno le notti, ma la maggior parte ovviamente di tutti quelli che iniziano fanno le notti, cioè le ho fatte io stessa le notti. Ma io ho iniziato a lavorare così fondamentalmente, finché sono arrivata ad un certo punto della mia vita in cui io vedevo quello che mi arrivava netto, dentro il mio conto bancario, e mi veniva da piangere, perché io vedevo una certa cifra e dicevo: mamma mia, io se continuo avanti così, secondo me, fra un anno mi ritrovo a fare qualsiasi altro tipo di lavoro, veramente partendo dalla cassiera al supermercato alla segretaria in un studio medico, alla commessa d'asse, farò qualsiasi altro tipo di lavoro, ma non l'infermiera. Cioè io veramente vedevo il mio stipendio e vedevo la fatica, il sacrificio che ci mettevo veramente nel lavoro, e dicevo: mamma mia, devo dire che sono veramente ben retribuita, cioè proprio wow! E al che appunto, per tante varie cose, quindi è stato un insieme di fattori, un po' appunto perché questo è un mio parere personale. In ospedale comunque ad oggi purtroppo io penso che l'infermiere venga sfruttato tantissimo, a livello sia di orario di lavoro, per come viene trattato. Non condivido veramente per come viene trattato l'infermiere proprio in reparto, non mi piace questo trattamento in generale che noi abbiamo, ovvero di subordinazione. Quindi per una serie di motivi, soprattutto anche economici, ho detto: ma sai cosa? Basta, io chiudo baracca e burattini, mi do un'altra possibilità come infermiera, chiudo con il contratto del dipendente e apro la partita IVA. Io venivo già dalla scuola del mio fidanzato, che comunque sia lui erano quattro, quest'anno è il suo quinto anno che lavora partita IVA, e comunque io vedevo che effettivamente la differenza a livello economico c'era, cioè era abbastanza palese, con tutti i suoi contro ovviamente della partita IVA, ok? Tutti i benefici che comunque un contratto di dipendente ha,
la partita IVA ovviamente non li ha. Alla fine ho fatto un colloquio dove appunto io fondamentalmente lavoro ancora tuttora per questo poliambulatorio e dove chiedevano collaboratori a partita IVA e ho colto la palla al balzo, uno perché volevo lavorare in quel poliambulatorio a Milano, punto numero uno, e punto numero due, volevo aprire la partita IVA. E quindi diciamo che ho stravolto la mia vita così. Quindi, cos'è successo? Io fondamentalmente ho aperto la partita IVA nel momento in cui ho fatto il colloquio con loro, ho iniziato una sorta di affiancamento e in concomitanza a questo mi sono cercata il commercialista, che in realtà è stato molto semplice, perché in realtà è il commercialista del mio fidanzato, appunto che mi ha fatto tutto lui, mi ha aperto la partita IVA, io appunto ho iniziato a lavorare con questa cooperativa, a collaborare con questa cooperativa per un poliambulatorio. Ma fondamentalmente quali sono gli step per poter aprire la partita IVA? La cosa ovviamente per poter aprire la partita IVA come infermiere libero professionista è ovviamente possedere una laurea. Sicuramente avere un'autocertificazione o comunque l'attestato dove appunto si certifica che voi avete conseguito una laurea, questa è la prima cosa, perché ovviamente quando voi dovete iniziare a dare tutta la trafila di documenti serve anche quello. Ovviamente bisogna essere iscritti all'ordine degli infermieri, che per me è l'Opimi Lomb. Io mi sono iscritta in realtà sbagliando subito a dicembre del 2020. Ovviamente c'è una quota di iscrizione, la prima quota è circa di 200 euro, una cosa del genere, ho questo vago ricordo, e poi verso fine marzo bisogna pagare il rinnovo dell'iscrizione. Io avevo pagato appunto l'iscrizione di 200 euro a dicembre 2020, poi subito dopo ho dovuto ripagare il rinnovo a marzo 2021. Facevo prima a fare l'iscrizione a gennaio 2021 e a fare il rinnovo quest'anno a marzo 2022, però vabbè, pazienza, ormai avevo già anche iniziato a lavorare, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, un po' per il Covid di lavoro ce n'era e quindi alla fine ne ho approfittato e per quello che ho iniziato fondamentalmente a lavorare a dicembre del 2020 e non a gennaio 2021. Ovviamente il rinnovo della tassa di iscrizione appunto all'OPI è di 80 euro. Pagate per la prima volta questa quota altissima per poter lavorare, perché voi fondamentalmente vi iscrivete all'ordine degli infermieri per poter lavorare fondamentalmente. Senza questa iscrizione non potete assolutamente lavorare. Dovete ovviamente poi rinnovare l'iscrizione perché voi sarete iscritti e avrete una vostra personale matricola. L'altro step ovviamente è quello di trovare un lavoro che accetti collaboratori a partita IVA, perché altrimenti se ovviamente in un posto cercano solamente o vi offrono solamente un contratto da dipendente è inutile aprire la partita IVA ovviamente. Quindi un mio consiglio è prima cercate un lavoro che vi possa piacere, che vi possa interessare. Fate ovviamente il colloquio. Nel momento in cui fate il colloquio, la prima cosa da chiedere è: accettate infermieri libero professionisti? Accettereste una collaborazione? Ovviamente un altro step molto importante che vi avevo già anticipato prima è di trovarvi un commercialista. Ce ne sono tantissimi online. Io personalmente non ho appunto avuto difficoltà a trovare il mio commercialista perché è lo stesso commercialista del mio fidanzato, che tra l'altro so che è un amico stretto di famiglia della famiglia del mio fidanzato. Insomma, tutto questo giro di parole per dirvi che io fondamentalmente il commercialista, cioè, mi è cascato così e quindi non ho avuto difficoltà nel trovarlo. Il punto è che comunque su internet ci sono insomma, su internet veramente ne trovate tantissimi di commercialisti. Io non voglio fare sponsoring, però mi sento comunque di parlarvi di Rosaria, che ha appunto una pagina di Instagram e anche un sito web, insomma. Noi ci siamo conosciute su Instagram fondamentalmente, abbiamo fatto anche delle live insieme in cui parlavamo della partita IVA. Mi sento di consigliarvi lei perché io, se non avessi ad oggi il mio commercialista, che è il commercialista del mio fidanzato, penso che mi sarei affidata totalmente a lei. Lei abita a Roma, ma lei ha clienti ovunque. Il mio commercialista è in Campania e quando ci dobbiamo sentire, ovviamente ci sentiamo via call senza problemi. Ecco, non è che devo andare fisicamente dal mio commercialista, anzi, siamo molto smart, devo dire. Diciamo che la partita IVA fondamentalmente me l'ha aperta il mio commercialista, ha fatto tutto lui, un bravo commercialista vi fa
tutto. Voi non dovete pensare fondamentalmente a nulla. Mi ha anche iscritto all'Empapi, cioè nel senso mi ha dato le indicazioni per potermi iscrivere all'Empapi, che è la cassa previdenziale degli infermieri libero professionisti. E quindi ovviamente serve anche questa iscrizione alla cassa. Nel momento in cui il mio commercialista appunto mi ha aperto la partita IVA, mi ha messo in regime forfettario, quindi a regime agevolato. Io ad oggi sono al 5%, non al 15%, e per i prossimi 4 anni, se non mi sbaglio. Quindi sì, c'è questa possibilità, anche perché potete guadagnare tanto, pagate meno imposte, diciamo che per i primi anni ne vale la pena, cioè vale la pena soprattutto se lavorate tanto. Voglio sfatare fondamentalmente anche questo mito qui, ovvero, oh mio Dio, la maggior parte, tutti mi dicono, vabbè, ma tu sei a partita IVA, chissà quante tasse pagherai, di su e di giù, di su e di giù. Dovete capire che quando io ricevo il mio compenso mensile, io di solito metto via già tot soldi da parte, ma io metto anche più di quello che dovrei mettere da parte, ok? Quindi io fondamentalmente tengo due conti bancari, in uno ricevo il bonifico, insomma, del compenso mensilmente, e nell'altro poi, appena mi arrivano i soldi, io metto da parte già, fondamentalmente potrei mettere da parte il 21% del mio fatturato, però io sono un po' larga, anzi l'anno scorso addirittura mettevo via il 40%, cioè una cosa allucinante, non mi rimaneva niente praticamente, però ho risparmiato soldi, devo dire. Però ad oggi io metto via il 30% per far sì che appunto riesca, insomma, a gestire anche tutte le mie spese. Quindi in realtà, se voi mettete da parte i soldi, uno, mettete da parte anche di più, uno, vi trovate a fine anno che comunque sia, nonostante voi pagherete le vostre imposte, vi troverete comunque dei soldi in più sul conto, punto numero uno. Quindi quelli saranno soldi vostri risparmiati. Punto numero due, se mettete da parte i soldi prima, non avete poi problemi a fine anno. E questo è un mio largo consiglio, perciò non è vero che uno deve pagare, tutti pagano le tasse, ok? Non è che siamo noi gli unici a pagare le tasse, assolutamente. Quindi assolutamente, insomma, non lo vedo un problema, sto pagando comunque le varie tasse, insomma, ogni tot mesi, io soprattutto all'Empapi, e non ho problemi nel pagarle, ecco. Ultima cosa, perché ho scelto la partita IVA? Ho scelto la partita IVA, uno, per poter fare più lavori, fare più esperienza, perché io ad oggi lavoro sia in un poliambulatorio a Milano, prima lavoravo anche in un altro poliambulatorio nella Monza Brianza, praticamente giravo quasi tutta la Monza Brianza, però ho deciso di stoppare la collaborazione con loro, per motivi miei, insomma, e ho deciso di tenermi appunto il lavoro su Milano. In realtà fondamentalmente tutti i miei lavori sono su Milano. A partita IVA accettano anche infermieri, soprattutto ad oggi con il periodo del Covid, che fanno tamponi anche nelle farmacie, quindi sto anche facendo questo tipo di lavoro qui, e lavoro poi, faccio insomma prestazioni di dermochirurgia con un dermatologo, e sono a partita IVA, mi pagano a prestazione, mi pagano molto bene. Sono veramente felice perché posso anche crescere sotto quel punto di vista, cioè l'ambito chirurgico per me è stata una rivelazione, cioè non mi aspettavo, insomma, che mi piacesse così tanto questo campo. E quindi devo dire che gestire i miei tre lavori, dando le disponibilità e decidendo io quando lavorare, sono non contenta, contentissima, perché quando voglio lavorare tanto lavoro tanto, cioè a volte arrivo a lavorare 10-12 ore di fila. Poi quando voglio prendermi il giorno di pausa me lo prendo, punto. Basta che mi organizzo ed è finita lì la storia. Ovviamente i contro della partita IVA sono che le ferie non sono pagate, però se voi lavorate in un periodo dell'anno dove guadagnate tanto, 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 non importa se state a casa 2, 3, 4 settimane, ok? Perché poi alla fine ammortizzate i costi nel periodo in cui guadagnate tanto. Allora, io la vedo così e mi trovo bene così. Ovviamente appunto le ferie, le malattie, la maternità è pagata ma in parte, però ferie e malattie non sono pagate, purtroppo. E però da una parte in realtà a me pesa relativamente, quindi devo dire che anche soprattutto con la situazione di mia mamma, che appunto ad oggi purtroppo stiamo lottando contro appunto il suo tumore alla mammella, io posso prendermi i giorni tranquillamente senza dover rendere conto a nessuno, cioè nel momento in cui ci sono bene, quando non ci sono chiudo baracca e burattini e vado con lei in ospedale.
Ovviamente io non posso usufruire perché sono partita IVA della 104, però papà sì, quindi si può prendere quel permesso di 3 giorni al mese e accompagnare mamma a fare eventuali esami, quindi quando io per esempio non posso ci facciamo un po' il cambio, però devo dire che fino ad oggi tutti i pro per me valgono molto di più dei contro. Ok, poi magari fra 1 anno, 2 anni, 3 anni io cambierò idea e rifarò un altro video e vi dirò no, guardate, assolutamente no, cioè partita IVA mai più. Quindi, però ad oggi vi dico che per il mio stile di vita, per il mio modo di vivere, io sono felicissima e contentissima, sono contenta della scelta di vita che ho fatto per me stessa, per la mia famiglia, per i miei amici, perché comunque sia, ma soprattutto per me stessa, perché riesco veramente ad organizzarmi. È vero che in questo periodo, per esempio, sto lavorando tantissimo, poi c'è stato appunto questo periodo un po' mio tra che ho avuto il Covid, abbiamo avuto tutti il Covid, insomma, c'è stato appunto questo problema con mia mamma, eccetera, però a prescindere da questo, devo dire che lo stile proprio di vita mio, così, lo preferisco rispetto ad una lavoratrice dipendente, devo essere sincera, ecco. Quindi ho voluto dare un'infarinatura generale, io spero vivamente di poter realizzare altri video, magari potete lasciarmi qualche commento sotto se avete domande, insomma, magari un po' più specifiche se posso aiutarvi, e, anche perché per esempio adesso mi sta venendo in mente questa cosa qui, ho fatto una call con il commercialista perché da luglio 2022 inizieremo con la fatturazione elettronica, magari posso anche darvi una mano sotto questo punto di vista, assolutamente, e, cioè se posso condividere, assolutamente. Condivido, però, dato che è veramente da tanti mesi che mi fate domande sulla partita IVA, ho finalmente deciso di prendermi questo pomeriggio e di registrare il video e spero vivamente che appunto questa infarinatura, questa insomma introduzione vi sia stata utile. Ovviamente se poi avete proprio domande un po' più sullo specifico vi consiglio ovviamente di scrivermi soprattutto in DM su Instagram perché il contatto è anche molto più diretto. Spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto e mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate un like e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Ci tenevo anche a ringraziarvi veramente per il vostro supporto perché in questi mesi soprattutto voi sapete che YouTube io me lo sono creata da sola, però vi ringrazio tantissimo perché soprattutto in questi mesi qua mi avete dato un supporto, ma anche davvero su Instagram con alcuni di voi ci scriviamo, mi chiedete sempre come sto, come sta mamma e credetemi, lo so che magari per voi non sembra nulla un messaggio del genere, però io magari non vi conosco, no? Però voi mi avete vista crescere, perché per chi mi segue da una vita, dal 2011, da quando faccio video su YouTube, io avevo 19 anni e ad oggi ne ho 30, davvero vi ringrazio tantissimo per tutto quanto, per il vostro supporto, davvero. Anche quando guardate un mio video e mettete il like, cioè io veramente lo apprezzo tantissimo, anche se sono quelle 3-4 visualizzazioni, per me va benissimo e niente, insomma, quindi. Ci tenevo a fare questa mini conclusione veramente con dei ringraziamenti perché, wow, veramente davvero ho ricevuto un affetto proprio enorme. Io vi mando tanti baci e noi ci vediamo con il mio dito monco al prossimo video. Cheers!